per l'ospitalità in questo spazio. Spero che lei abbia avuto modo di vedere il nostro filmato, ecco, e avrà quindi avuto modo di conoscere e di vedere la figura di Andrea Miozzi, che è stato, come si diceva, un grande innovatore, un grande uno che ha realizzato molte cose a Venezia, molte cose importanti, e ha dato certamente l'intro alla figura del disegnatore anche della Francia. Volevo proprio cogliere l'occasione per darvi il benvenuto nello spazio della Regione Veneto, portare il saluto anche istituzionale da parte della Regione e anche del Presidente Luca Zaia. Beh, è un argomento di stretta attualità, visto che di grandi opere, di infrastrutture si parla quotidianamente, spesso utilizzando questa tematica anche un po' strumentalmente, invece ci rendiamo conto proprio quando vengono raccontate queste storie così importanti che hanno avuto una pregnanza così profonda nel nostro tessuto anche sociale oltre che nel territorio, l'importanza che ha il fatto di poter assumere delle decisioni e che siano decisioni di grande lungimiranza e di interesse collettivo, che spesso necessitano anche però di fare scelte, cioè che è la responsabilità maggiore poi per un amministratore. Quindi per me è anche la possibilità di avere, oltre che come aspetto culturale che trattiamo in questo spazio, anche la cognizione di come da queste scelte si determinano poi le conseguenze per il futuro. E oggi il Veneto sarebbe forse qualcosa di diverso se non ci fossero state queste assunzioni di responsabilità e queste figure così lungimiranti e aperte verso il futuro e verso una prospettiva di miglioramento della vita dei cittadini. Quindi io penso che anche la storia vada esaminata, studiata, conosciuta in modo pulito e scevro da condizionamenti strumentali come oggi accade spesso. E basta guardare nel nostro piccolo anche infrastrutture che sono state fatte recentemente come il passante di Mestre o infrastrutture che sono in corso di realizzazione come la Pedemontana Veneta. Ebbene, noi siamo convinti e determinati nella direzione di realizzarle, convinti che sia una strada, che siano infrastrutture necessarie per affrontare le sfide del futuro e per migliorare la vita dei nostri cittadini e rendere i nostri territori più competitivi. Oggi tante sensibilità sono diverse e anche questo significa anche complicare un po' il nostro lavoro da una parte, però anche rendere il risultato del nostro lavoro sicuramente più attento rispetto a certe sensibilità, e questa è un'assunzione di impegno che dobbiamo fare un po' tutti, tanto la parte dei politici, ma guardo anche ai tecnici, ai professionisti che hanno grande parte, perché sono coloro da cui poi spesso nascono le idee e le soluzioni per i problemi. Quindi grazie a voi tutti, e per noi è assolutamente istruttiva questa rappresentazione, e benvenuti nello spazio della Regione Veneto.